Ciao selvaggi, sono Klaus e in questo video andremo a vedere come usare Scale, uno dei miei effetti MIDI preferiti su Ableton Live. Quando creo le mie melodie io adoro suonare la tastiera, però ci sono due grandi problemi. Il primo problema è andare a orecchio, sì, ma fino a un certo punto, perché come abbiamo visto anche nel video della bassline, suonare delle note che appartengono alla stessa scala musicale farà sì che suonino bene insieme. Il secondo problema è che, si sa, a noi producer la teoria musicale ci sta proprio qui. E quindi tutte le volte che suono la tastiera non posso stare a pensare a che tasto premere, ton ton semiton, perché ci divento scemo e non è per niente produttivo. Specialmente perché a me piace dividere il processo musicale in due fasi ben distinte, quella creativa e quella tecnica. Quando sto creando una canzone mi piace lasciarmi andare, seguire l'ispirazione, creare melodie, drums, senza stare a pensare a gestione dei volumi, equalizzatori, compressori, scale, cristi, madonne. Una volta finita la traccia, iniziamo con la parte tecnica, che riguarda tutta la gestione dei volumi, mixaggio, un arrangiamento ben fatto. E ritornando al discorso di suonare intonati la tastiera senza stare a pensare a quale tasto premiamo, Ableton ci viene in aiuto con Scale. Ma andiamo a vederlo meglio nel dettaglio. Ok, ho caricato il gran piano che troviamo su Ableton. E adesso vado a inserire Scale. Il problema è che una volta inserito così è come se non ci fosse. Cioè, inseriamo Scale e non succede niente. Adesso ve lo farò vedere anche visivamente, che è più semplice per capire. Andiamo su questo sito. Vi lascio anche il link in descrizione. Possiamo scaricare una tastiera per poter vedere i tasti che premiamo. Fantastica. Come voi sapete, e lo sapete, gli audio entrano da sinistra, percorrono tutti gli effetti che trovano fino a uscire da destra. Quindi noi cosa facciamo? Duplichiamo la nostra keyboard e mettiamo Scale nel mezzo. Attenzione però, eliminiamo questo che non serve a niente. Apriamo il menu a tendina e selezioniamo C Major. Lo inseriamo fra le due tastiere. Come vedete è cambiata la disposizione dei tastini. E cosa succede? Vediamolo in pratica. La scala di C major sono tutti i tasti bianchi. Quindi, se io premo C, come vedete, esce C. Ma se io sbagliando premo C sharp, vedete cosa succede? Io sto premendo C sharp, ma esce C. Ed è questo il bello di Scale, che se noi premiamo una nota sbagliata, che non è nella scala giusta, lui automaticamente la corregge. C e va bene, C sharp lui va a correggerla facendola suonare in C. Praticamente questi due tasti suonano uguali. Poi troviamo D, che è in scala e va bene, e se sbagliamo premendo D sharp lui lo corregge in D, e così via per tutti i tasti della tastiera. E già è una figata assoluta così. Poi, volendo, possiamo decidere quando premiamo per esempio C sharp, che è sbagliato, se farlo suonare come C o, selezionando qua, come D. Possiamo decidere noi quale tasto sbagliare. Sì, possiamo decidere quale tasto fargli sbagliare. Possiamo poi cambiare, non so, la scala. Quello va in base alla canzone su cui state lavorando. Per esempio G sharp major. In questo modo voi potete suonare la tastiera senza stare a pensare a quale tasto premere, ton ton semiton, se sono in scala e suono bene. Potete veramente lasciarvi andare alla parte creativa. Ma vediamolo all'opera. Prendo una drum loop dai miei 3000 sample pack, la metto qua. Vado nei plugin, mitico silent. Andiamo a creare una bassline. Prendo Moog Bass e vado sul sicuro. In questo caso sono sempre in G sharp major. Andiamo a divertirci un po'. Poi logicamente andiamo ad aggiustarlo nel piano roll, facciamo tutte le nostre modifiche. Però a me piace buttarla giù così, la bassline.
visto che sono nel mood, vado avanti, ci faccio anche una melodia. Mettiamoci un po' di accordi. Bello. Logicamente andiamo su MIDI effect e ci carichiamo scale. Selezioniamo G sharp major in modo da restare intonati con la bassline. Video è terminato, come avete visto scale è veramente una figata, vi lascia la libertà di esprimervi senza stare a pensare a scale, tonalità e tutte quelle cose che magari potrebbero rallentarvi durante il processo creativo. Se il video ti è piaciuto lascia un like e un commento e fammi sapere se anche tu usi scale e se lo conoscevi. Se vuoi iscriverti sai come farlo, ci vediamo nel prossimo video. A presto!